cioè non troverai mai in un sito, siamo un'azienda in cui il clima non è esattamente amichevole, i rapporti cessano perché ci sono risse tra gli addetti, non è così. Ma quello lo vedi solo quando poi ci sei dentro? Oh sì, lo vedi quando sei dentro. Poi in realtà ti dico, ci sono dei sistemi, qui subentra la natura commerciale originaria mia, cioè quando tu vai in un'azienda, capisci il clima che c'è, ma lo vedi guardando semplicemente come si vestono le persone, che tipo di rapporto, che tipo di relazione. Cioè, se tu vuoi capire l'azienda, più che le domande che fai al colloquio, è quello che tu vedi mentre aspetti di andare al colloquio. Sì. Cioè, quando tu entri già nel parcheggio dell'azienda, ti dà un'idea di un certo tipo di cose, come viene accolto dalla reception, ti dà un'idea. Intanto che ti metti in sala d'attesa, non metterti lì a leggere Money o il Sole 24 Ore, che non ti serve niente. Guardati fuori dalla porta, cosa succede, come cammina la gente. Chiaro che se tu vedi un posto dove un silenzio totale, nessuno parla, tutti immusoniti, ti guardano come se tu fossi un alieno, avessi quattro occhi e sette orecchie, dici forse non è proprio l'ambiente che fa per me. Sì. Io da questo punto non c'entra molto con la ricerca e selezione, c'entra un po' con l'organizzazione e la gestione aziendale. Io sono sempre stato un teorico della macchinetta del caffè. Cioè, per me la macchinetta del caffè è fondamentale per l'acquisizione di informazioni. Mi è capitato di gestire un'azienda, una cooperativa con 35.000 soci, 11 supermercati. Io da direttore prendevo il caffè col magazziniere o con la gastronoma. Però quando io prendevo il caffè con loro, in quel momento era un collega che prendeva il caffè, non ero il loro capo. E quindi l'informazione era meno drogata dal gli dico quello che vuole sentirsi dire. E Sì. questo ti aiuta a capire, come ti aiuta a capire la realtà dell'azienda dall'interno, da manager, allo stesso modo ti aiuta a capire com'è l'azienda dall'interno da potenziale nuovo candidato. Se ti offrono un caffè, accettalo. Vedi come te lo portano. Se poi ti dicono alla compagna la macchinetta, è fantastico. Quindi, tornando al discorso del cosa può domandarsi uno studente quando sta pensando un po' al futuro, diciamo, cosa ti piace e cosa sei bravo a fare. Ma infatti, guarda, mi hai fatto venire in mente una cosa, che quando io c'è stato un momento dove stavo pensando al mio futuro 3 anni fa, cioè nel senso, tuttora ci penso, ma lì ero proprio in un momento abbastanza critico, la cosa che stavo pensando è cosa sono bravo a fare. E una delle cose in cui ero bravo a fare era studiare. Nel senso, io studiare sono forte, questa era un po' l'idea. E quindi poi alla fine l'azienda ancora non era nata, però era lì del tipo la prendo seriamente, ci metto impegno, tempo, la faccio crescere oppure prendo un'altra strada. E una delle valutazioni è stata questa. Cosa mi piace? Tutto il reparto business a me piace, infatti ho studiato economia e finanza. Cosa sono bravo a fare? Sono bravo a studiare? Potrebbe aver senso. E poi è nata. Faccio un esempio per darti l'idea, così mi ricollego anche alla mia storia, no? Come te l'ho raccontata all'inizio, cioè scienze politiche, master in marketing e poi gruppo Ferruzzi, no? Uno pensa, e temevo che tu me lo chiedessi, che io sia entrato in gruppo Ferruzzi dopo il master. Paradossalmente, nella parte finale del master, in cui è previsto la parte di stage in azienda, no? La tutor mi voleva mandare lì. Io non ci sono potuto andare perché io sono fondamentalmente un umanista e l'informatica a me fa abbastanza repulsione, no? Di base. Per cui dice, no, io non voglio lavorare nell'informatica. Ho fatto un master che è una componente base sul marketing operativo, soprattutto per l'agroalimentare, cioè io voglio fare marketing nell'agroalimentare. Perché io avevo sempre avuto questa passione, cioè per me il caso di studio totale erano le mele della Val di Non, no? In cui tu crei da una mela un prodotto che ha una qualità particolare, poi dietro c'è tutta una serie di cose, in cui l'albero è l'ultima cosa. Per cui volevo fare questa cosa qua, per cui non ho fatto lo stage lì. Poi, quando tu fai questi master, appena li fai, hai questa abitudine che fai le cene con i compagni, eccetera, no? A una delle cene, 4-5 mesi dopo che era finito il master,
Mi sa, ma sai che c'è questa azienda del gruppo Ferruzzi che sta cercando? E io dico, beh, vai a fare il colloquio. Dico, ma andiamo a fare il colloquio. Sono andato a fare il colloquio, mi hanno preso subito. E non avrei mai detto questa cosa qua. Però se guardavo, avessi mantenuto la cosa, non voglio fare, mi piace l'agroalimentare, non avrei fatto quello e probabilmente la mia carriera sarebbe cambiata. Non ti so dire se è meglio o in peggio. Però sarebbe cambiata. Quindi quello che ti piace, soprattutto quando hai 20-25 anni, è una cosa molto pericolosa, perché è quello che ti piace in quel momento lì e ti piace anche se non l'hai mai fatto, l'hai visto solo di striscio. Quando inizi a vedere delle altre cose, tu puoi appassionarti a tante altre cose, quindi non farti condizionare a quello. Valuta in partenza più quello che tu sai fare bene, perché se Ok. lo fai bene, poi ti piace anche. Quindi dar priorità a quello, a cosa sai fare. Sì, anche perché poi è un percorso, nel senso uno parte, si appassiona, poi cambia, poi scopre un qualcosa di nuovo. Non sai ciò che non sai, quindi poi Sì, piano. per la parte a livello economico, quindi spazia su tanti campi, ci sono tante cose, ma ne parlavo anche con una cliente anche ieri, no? Che è questa è una commercialista che vuole smettere di fare il lavoro come commercialista sulla parte ordinaria perché è appassionata alla parte straordinaria, quindi fare analisi, due diligence, merger acquisitions. E gli ho detto, sì, ma non è che questo sia un altro sport, è un altro ruolo di quello sport lì. Come in una squadra di calcio c'hai l'attaccante, c'hai il centrocampista, c'hai il difensore, c'hai il portiere, i difensori, ci sono i centrali, i terzini e via di seguito. Questa cosa non è uno sport diverso, non è che devi decidere di smettere di giocare a calcio, giocare a basket o a pallavolo. Sei nato centrocampista, ti inventi difensore, oppure sei nato terzino, ti inventi attaccante. Cosa ti serve? Cambia la struttura, cambia il tipo di allenamento, cambia la predisposizione. Ma se tu hai già la mentalità di un certo tipo, ti può aiutare e quindi lo puoi fare. Quindi non Sì. è così vincolante. Molto spesso siamo in un'epoca in cui si cerca di semplificare eccessivamente il ragionamento, ogni questione è spesso ridotta a una cristallizzazione di bianco o nero, con noi o contro di noi, ma la realtà non è così. Questo diventa una generalizzazione che poi fa male a tutti i livelli, perché perdi la capacità di confrontarti e perdi la capacità di crescerti. Ti faccio una penultima domanda, un'ultima domanda, penultima domanda, se siamo quasi alla fine, per i ragazzi universitari. Non so se è troppo generale, nel caso dimmelo. Quali sono, secondo te, uno, due, tre suggerimenti per un ragazzo universitario che magari è al primo anno, in vista del mondo del lavoro che deve poi, dovrà affrontare? Nel senso, quali potrebbero essere le esperienze che può fare? Quali sono... del tipo, viene in mente l'Erasmus, poi è una cosa che di solito durante il triennio è qualcosa che si può fare. Quali sono tutte quelle esperienze per arrivare non più pronto, ma più consapevole di quello che ci sarà dopo l'università? Perché tante volte c'è, cioè, quello che ho notato io, abbiamo fatto degli incontri all'Università di Bologna per come costruire un business plan, e i ragazzi, quando alla fine ci sono arrivati due o tre ragazzi, e le domande che mi hanno fatto non riguardava il business plan, riguardava qual è stato il tuo percorso e cosa mi suggerisci di fare a me dopo. E hanno quindi, secondo me, questo, come avevo anch'io, questa non consapevolezza di cosa c'è dopo e di cosa si può fare dopo, un po' paura di cosa ci può essere dopo. Quindi, cosa si può fare durante il triennio per avere più consapevolezza possibile, arrivare più preparati in qualche modo? La semplifico al massimo, fare quante più esperienze, anche brevi, possibili. Più cose tu hai modo di vedere e più ti è utile. E attenzione, siccome sei in una fase ancora embrionale, cioè l'università ai primi anni forma la professione come l'adolescenza forma il carattere della persona. E quindi puoi fare anche nuove scoperte, cioè, non conosci talmente poche cose del mondo che più ne conosci meglio è e sei in grado di poter discernere meglio. È il discorso di prima che mi fate i tirocini, non cambia niente. L'Erasmus va bene,
Vedo che molto spesso molti neolaureati mettono l'Erasmus come un valore aggiunto al curriculum. Cioè, ho studiato 3 mesi in Spagna e che hai studiato? Beh, cosa ti ha dato la Spagna? Cosa ti ha dato la Germania o l'Ungheria? Si torna al Allora, discorso in funzione del ruolo dove vuoi andare. sì, ma siccome tu non lo sai, perché magari, cioè, a 19 anni hai un'idea delle cose, a 20, a 21 puoi averla anche sostanzialmente diversa, quindi non puoi pensare già all'obiettivo. Gli anni dell'università sono finalizzati a acquisire quante più cose possibile. Sono importanti le informazioni che tu ricevi a livello accademico in aula, e sono importanti quelle che ricevi come interscambio, come conoscenza del lavoro. Cioè, banalmente, è una cosa che adesso si è persa un po', perché è diventata anche una forma, anche quella di sfruttamento indecente. Si è perso il fatto del lavoro estivo. Cioè, io lo dico, io a 19 anni la prima auto me la sono comprata perché avevo lavorato facendo la campagna saccarifera nello scorificio. Nota che la campagna saccarifera dura 45 giorni. Con 45 giorni di campagna saccarifera mi compravo un'auto. Adesso, con 45 giorni di lavoro, fai fatica a comprarti il cambio delle gomme. Sì, voglio. Comunque. È una cosa, io dico che a questo punto di vista mi si chiude la vena, perché, cioè, si studia e si è consapevoli di essere in un sistema liberista barra capitalista, no? E dico, ok, al di là di tutto, va bene, questa è la regola, ok, si tirano delle fucilate lungo il Mar Nero, l'Ucraina è uno dei principali produttori di grano tenero, ok, va bene, aumenta il prezzo del grano, perché potrebbe ridursi, legge la domanda dell'offerta, potrebbe ridursi l'offerta, già che ci siamo, aumentiamo pure la pasta che è fatta col grano duro, che in Ucraina non si produce. Ma aumentiamo pure quella, legge della domanda e dell'offerta. Tutto è così. Ti aumentano il gas, ti aumentano tutto. Domanda e offerta domina.